Ma buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero bene, io sono ZRLOD e vi do il bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft. Quest'oggi ragazzuoli sicuramente sarà il doppio appuntamento del giorno, perché se non avete ancora visto il video quello là dove facevo Overlord Dige, vi invito ad andare a guardarlo perché l'ho appena pubblicato ed è qualcosa di stupendo. Però, se l'ultima volta ho fatto un video dove aprivo 35 euro di chiavi, quest'oggi ragazzi mi sono spinto al limite perché ne ho aperte esattamente 200, cioè ancora le devo aprire, però comunque le vedrete all'interno del video. Vi ricordo ragazzi che se non siete ancora iscritti, iscrivetevi perché ragazzuoli queste sono 200 euro di chiavi, cioè non so se mi state capendo. Sì che sono un regalo perché comunque ringrazio sempre il mio carissimo DJ Paki che ha potuto finanziare questo video perché se no non sarebbe mai uscito perché ragazzi ho 200 euro di chiavi e non le andrò mai a spendere su un gioco. Ragazzuoli soprattutto vi ricordo di lasciare un bel mi piace perché se volete un altro episodio sullo Skyrisen devo vedere il vostro supporto perché io dopo 200 euro di chiavi un like obbligatorio lo voglio. Obbligatorio, sì, hai capito bene, obbligatorio. Allora, come potete ben notare abbiamo 5 Christmas Key, che è una nuova chiave che hanno aggiunto all'interno del gioco dal costo di 14 euro, in cui si può trovare all'interno, diciamo che la cosa più bellina è la Christmas Skin, solamente per il fatto che un domani sarà unica, cioè si potrà sbloccare solamente a Natale, quindi se io lo riuscissi a trovare non farebbe tanto schifo. Poi abbiamo il piccone Christmas, che comunque è abbastanza figo, diciamo che non mi serve perché per l'enchant che ho io che ho il piccone robotic, il piccone Christmas è abbastanza inutile. Però vabbè, ci sta magari tenerselo nella propria isola per mostrarlo, oppure nel PV, tanto per dire io ho il piccone Christmas, ci può anche stare, perché no? Però poi ragazzi ho notato anche che ci sono 2000 stelle che non fanno schifo perché mi permettono col Battle Pass di riuscire a ottenere tutti i premi. Poi abbiamo anche due chiavette leggendarie e 8.000 token, 15.000 token. Però ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo ad aprire tutte queste crates. Perché ragazzi, come potete ben vedere, abbiamo tante chiavi e se non ci sbrighiamo questo video non finirà mai più. Quindi iniziamo e non perdiamoci in chiacchiere. Allora, le chiavi comuni, ragazzi, già sapete la schifezza che danno. Quindi sicuramente questa parte ve la taglio. Ci vediamo alla fine, magari dopo che avrò aperto tutte queste chiavi con il resoconto di quello più bello che io ho trovato. Quindi ci vediamo alla fine dopo che avrò aperto tutte queste chiavi. Va bene ragazzuoli, siamo arrivati alla fine. Io questa parte ve l'avrò tagliata sicuramente. Comunque abbiamo trovato, diciamo, le cose più importanti, anche se comunque fanno schifo, delle chiavi comuni. Ho trovato 6 bombe medie, 24 bombe piccole e 3 chiavi rare che adesso andremo ad aprire insieme a tutte le altre. Queste qua poi ovviamente le regalerò perché non me ne faccio niente. Al solito, siccome le chiavi rare fanno abbastanza vomitare insieme alle chiavi comuni, vi taglierò questa parte. Ci vedremo alla fine, così vediamo cosa abbiamo trovato. Ovviamente non farò lo stesso dalla chiave epica in poi, ma queste prime 3 chiavi, ragazzi, diciamo che non mi servono perché non ottieni niente fondamentalmente. Iniziamo. Mamma mia, ragazzi, quanta schifezza mi ha dato, mamma mia. Ok, ragazzi, siamo alla fine delle chiavi rare e ho trovato una pozione di velocità, una pozione di forza e 8 bombe aste, che diciamo che non mi servono a niente, ma io mi piace regalarle, quindi poi le andremo a regalare. Perfetto, abbiamo 22 chiavi rare maxi, ovviamente anche queste. Diciamo che dà schifezza, però li voglio aprire. E ci vediamo di nuovo alla fine del video. Dal baule epico in poi, diciamo che le apriremo a una. Ok, la cosa più buona che abbiamo trovato è la stampa sol di mone livello 1, che ripeto fa schifo, però è sempre bella da mettere nell'isola, appunto per mostrarla, per fare potenza, insomma. Poi, vabbè, una scarrellata di pozioni che adesso andrò a posare perché, fondamentalmente, se non fai PvP non ti servono. Quindi le vado a posare. Adesso, ragazzi, ci sarà una bella rottura di scatole perché ho 65 chiavi epiche. Eh sì, ragazzi, diciamo che possono anche questi dare della schifezza come il kit epico. E quindi, ragazzi, se io dovessi trovarlo, mi sa tanto che taglierò la parte in cui trovo queste cose. Va bene, iniziamo. Chiave epica. Ok, chiave epica. Oh, vabbè, raga. Bomba Lucky Block. Vabbè, fino a quando non mi dà tutte le cose per riempire l'inventario, possiamo continuare anche così. Vediamo cosa mi sta dando. Spider Shards, bomba grande. Chiave epica, madonna, raga, mi sto riempendo l'inventario. Le shards belle sono, raga, voglio fare l'isola piena di spawner. Quante chiavi abbiamo aperto già? Una 39 chiavi abbiamo aperto. Ok, abbiamo aperto 39 chiavi e già abbiamo trovato tutta questa roba. Mo' la vado a posare, al solito, molte cose non mi servono. Tipo, no, la chiave, stavo buttando la chiave rara maxi, ragazzi, da pazzi, pazzia, follia. Madonna, ragazzi, ma io come dovrei toglierle tutte queste cose dall'inventario? Mamma mia. Andiamo a posare le mie shards, al solito, nel PV1. Perché, oh sì, finalmente sono riuscito a craftare un altro spawner. Perché già qua posso
posso craftarne uno qua pure, quindi posso allargare ancora di più la mia isola. Vado a posare tutte le pozioni perché non mi servono, ragazzi, non me ne frega niente delle pozioni, poi dopo le andremo a regalare, giustamente. Allora, le bombe grandi, bomba gigante, bomba media, queste le vado a posare. Vabbè, chiave rara maxi, adesso lo andiamo ad aprire. Chiave epica, ho trovato una chiave epica maxi, raga, GG. Andiamo a posare la chiave, anzi andiamo ad aprire la chiave rara maxi. No, raga, non mi dovete dare le mele d'oro, che schifo. Allora, abbiamo tre stampa, stampa soldi token, raga, questa è GG, tanta roba. Andiamo a posare, beh, le mele d'oro non mi servono, però per ora mi secco ad aprire il trash, quindi le metto qua. E abbiamo una chiave epica maxi che apriremo dopo, anche se ne ho tipo altre 20 se non sbaglio. Continuiamo ad aprire, se qua 60.000 token, ok. Vabbè, raga, spammiamole, perché alla fine, fino a quando non sono chiavi tipo leggendarie, puoi anche permetterti di spammarle. Madonna, raga, ma io come le dovrei aprire tutte queste ampolle di esperienza? Le magico diamante, chiave rara maxi, bombaste che mettiamo qua. Adesso queste bottigliette d'esperienza le butto perché non me ne faccio niente. Il baule magico non mi serve. Ok, mi sono avanzato altre 4 chiave rare maxi, prese sempre dal baule epico. Adesso le vado ad aprire, mi ha dato 32 golden apple, che non me ne faccio niente, andiamo a buttare anche queste. Perfetto, ragazzuoli, adesso arriva la parte ancora più bella, perché abbiamo 45 chiavi epiche maxi. E appunto, come sapete bene, già da qua la cosa si inizia a fare più interessante, perché siamo quasi alla fine, quindi quasi verso la Christmas crate, che è una nuova chiave. Però, regà, chiave epica maxi 45, se non trovo almeno 5k token, regà, cioè sono inutili queste cose. 16 bombe lucky block. Comunque la bomba lucky block non so che cosa serve, onestamente non l'ho mai provata, poi lo andremo a provare. Rock shards, non lo so. Kit moon, vabbè, regà, trovare un kit moon non mi serve, però meglio di niente, dai. Va bene, iniziamo ad aprire. Abbiamo 6 bauli magici, che schifo. Continuiamo. Regalo chiamato, kit moon. Vabbè, questo lo andremo a regalare, per quanto poco mi possa servire, però è sempre meglio di, diciamo, regalare dei kit finali, no? Che dite? Apri la warp crates. Cosa ho trovato? Un'altra chiave epica maxi. Madonna, regà, quante robe mi sta trovando. Un'altra chiave epica maxi, 70.000, 60 token, 150.000, 300.000, 32 bombe grandi, 32 bombe grandi, siamo a 64 bombe grandi. Apriamo, apriamo, dai, dai, let's go. Inventario pieno. Madonna, regà. Vado a mettere nel PV5 tutto quello che abbiamo trovato oggi. Così diciamo che alla fine del video faremo un piccolo resoconto di tutto quello che, diciamo, ci siamo portati a casa quest'oggi. Altra chiave epica avanzata dal baule epico maxi, in cui abbiamo trovato bombe lucky block. Le andiamo a posare anche queste, che comunque da quel che so sono abbastanza buone le bombe lucky block. Andiamo ad aprire altri 23 chiavi epiche maxi. Vediamo alla fine cosa mi avrà dato. Allora, mi ha dato 4 chiavi epiche, che prima di controllare il tutto vado ad aprire. E mi ha dato 32 bombe grandi, 64 bombe grandi, 54 mele d'oro, 16 bombe aste e una stampa soldi money livello 2, che adesso andremo a piazzare pure. Solito andiamo al PV a posare tutto quello che abbiamo trovato quest'oggi, comprese le bombe, le mele d'oro, le altre bombe. E raga, ma guardate quanto è bella la Christmas Key. Cioè, non ci sta il fatto che costa 14 euro, però è abbastanza figa la sua, diciamo, texture. Ci siamo, da ora le cose si fanno interessanti e non taglierò più, quindi andremo lenti e vediamo cosa mi daranno 13 chiavi leggendarie, 9 chiavi alien e 5 Christmas key. Questa è la parte più interessante, sì, direi molto interessante. Apriamo la chiave leggendaria, la prima, let's go. E abbiamo trovato, evento spaziale. Vabbè, questo dopo lo faccio partire. Ci sta, raga, l'evento spaziale è figo. Vai, continuiamo. Un'altra chiave leggendaria, raga. 200 tokens e 500k soldi. GG. Abbiamo trovato il bundle, in teoria. Continuiamo, golden kit leggendario. Che fa il kit leggendario? Questo sì, si potrebbe regalare senza problemi, abbastanza forte, dai. 750.000, 500.000, 1000 tokens, belli questi, raga, bellissimi. 400 tokens, schema sentinella. Let's go, raga, let's go, così mi posso fare tutta la mia armatura full schemata, bellissimo. Chiave epica maxi, queste le andiamo ad aprire. Schema sentinella, un altro, godo come un riccio, sto godendo. Una chiave leggendaria, un'altra chiave leggendaria ho trovato. 400 tokens, mele d'oro, madonna, raga, ma dove me le metto tutte queste cose io? Un secondo, vado ad aprire le chiavi epiche e le chiavi epiche maxi, che appunto non ci ha fatto trovare niente di che. Andiamo al PV al solito, andiamo a posare tutto quello che abbiamo preso. Lo schema sentinella lo metto qua, l'evento spaziale pure, i stivali leggendari dopo li andremo a givare. Bombaste, ok. Ragazzi, però prima di aprire queste 9 chiavi alien, raga, esigo che mettiate un mi piace obbligatorio. Dopo 200 euro di spacchettamento, se non mi mettete un like obbligatorio, raga, mi fate impazzire, sì. Cioè, dai, mettetelo, che se trovo la skin, ragazzi, se trovo la Vortex skin o la Solar o la Martian, quest'oggi, ragazzi, esplode il prize, esplode letteralmente. Non perdiamoci in chiacchiere, lo so che lo volete vedere, quindi 3, 2,
1. Let's go, andiamo. Schema Warden, GG, mi faccio un'altra armatura, mi sa sto punto. Andiamo. Un'altra chiave alien, regà, bella zì. Questa dovrebbe essere rarità. Ah, rarità comune trovare un'altra chiave. Non pensavo, sapete? 70 milioni. Cioè, ragazzi, ho farmato 70 milioni, che sarebbe rarità epica, mamma mia. 12 milioni, uno schema grugno, che non so che cosa sia, onestamente. Iron Golem Spawner, GG, mi piace questo. 34 milioni, uno schema marino, che non dovrebbe essere figo, ma non so che cosa sia, non l'ho mai provato. 500.000 cristalli, abbastanza inutili. E tre chiavi leggendarie, regà, ma che schifo, ma che schifo. Ma perché vi devono scammare sempre queste chiavi? Io che speravo di arrivare almeno 100k token da farvi, così da farvi il video dove spendevo 100.000 tokens, e invece non ci sono neanche arrivato. Cioè, ragazzi, il price non ce l'ha con me, secondo me. Ma ce l'ha con me, veramente, ah, io non mi scherzo. Però, ragazzi, quest'oggi siamo arrivati alla parte più succolenta del video, perché stiamo andando ad aprire 5 Christmas Key. Avete capito bene? Esattamente 5 Christmas Key dal valore di 70 euro, perché costa appunto 14 euro a chiave. Iniziamo! E che Dio me la mandi buona e mi faccia trovare la Christmas skin, visto che, raga, dalle chiavi alien non ho ottenuto niente, perché non ho ottenuto niente. Però iniziamo ad aprirle. 3, 2, 1... Let's go. 500, dai, raga, ma che sono 500.000 cristalli? Ma basta, dai. Oh, Vulturefly permanente. Sì, questo lo posso vendere. Dai, buono, meglio di niente. Oh, 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 ho trovato la spada Christmas. Snowball, sharpness 10 e un breaking 12, che schifo. Però vabbè, buono, dai. Vabbè, abbiamo trovato qualche cosina di più interessante, anche se vabbè. Siamo già alla terza chiave aperta e non ho trovato, si può dire, niente. Però fammela trovare sta Christmas skin. Ho le ultime due possibilità, ti prego, gioco. Ho la Christmas skin, ho tutti questi token che ci sono qua. 15.000 token non sono troppo, dai. Non sono troppo da ottenere, si può fare. 3, 2, 1, let's go. Dai, con questi cristalli, raga, ma basta, cristalli. Cioè, sono arrivato a 2 milioni di cristalli, porca miseria, basta. L'ultima, let's go. Ah, 8.000 token. Però, raga, questo slash fly permanente, che non so neanche che rarità sia, quindi è epica, lo andrò a regalare in un evento che farò in un prossimo video. Quindi preparatevi, perché sarà qualcosa di abbastanza bello. Allora, ricapitolando, quest'oggi, dopo 200 euro di chiavi, fatemi sapere con un commento se secondo voi questi 200 euro sono stati spesi bene oppure no. Quindi in base alla roba che andremo a, che appunto andiamo a vedere ora, fatemelo sapere se secondo voi sono state uno scam queste chiavi. Perché io, ragazzi, io i vostri commenti li leggo tutti e vi rispondo a tutti soprattutto. Quindi mettetelo un commento, non vi costa niente. Magari commentate anche la vostra opinione. Allora, abbiamo trovato un'incente quantità di bombe, che mo andrò a regalare perché non me ne faccio niente. Abbiamo trovato un kit moon abbastanza inutile. 25 bombe lucky block, delle stampa soldi e una stampa token di livello 1. Poi un'incente quantità di mele d'oro, ma queste lasciamole stare. 3, sorvoliamo questo argomento. Poi abbiamo 48 bombe aste, altre bombe aste. Un kit leggendario che, raga, tra l'altro è paragonabile al kit moon. Cioè, non so se capite che è la stessa identica cosa, non cambia niente. Poi abbiamo trovato gli schemi di forgiatura per farsi un'armor ancora più bella, perché io sì, ragazzi, già un po' come la stavo facendo, adesso la posso completare. Poi abbiamo la fly permanente e gli iron golem spawner, che mo adesso andremo a piazzare. L'evento spaziale poi lo farò partire, magari uno di sti giorni. Allora, io volevo cercare un posto dove mettere questi iron golem spawner. A quanto pare qua c'è una piccola fessura, quindi lo vado a mettere qua. Facciamo, essendo che so... oddio mio, mi ha appena spawnato un creeper in faccia. Oddio, anche un ragno. Oh! Ah, ok. Ai, ragno maledetto. Allora, andiamo a posare gli spawner qua, quindi 1, 2, 3 e 4. Mamma mia, che figata, raga. Poi abbiamo anche delle stampa soldi, quindi andiamo a mettere le stampa soldi money, la stampa soldi token, che può fare fino a 100 token. Vabbè, raga, meglio di niente, onestamente. Un'altra stampa soldi di livello 2, 200k, e un'altra di livello 2, quindi altri 200k. Diciamo che la scalinata di stampa soldi le abbiamo fatta qua. Guardate quante stampa soldi, raga. Ma va bene, ragazzuoli, per questo video è tutto. Fatemi sapere al solito con un commento se queste chiavi sono state, diciamo, spese bene, quindi se 200 euro sono stati spesi bene oppure no, oppure se è stato uno scam. Fatemelo sapere, perché, ragazzi, ci tengo tanto. Però, detto questo,
Darlod è tutto, mi raccomando, oggi sarà un doppio appuntamento, quindi è già uscito un video alle 12, vattelo a vedere perché è stupendo, è un Reload 10 con in palio una chiave alien da 8 euro. Però vabbè dai, se volete un altro video lasciate un bel mi piace, al solito iscrivetevi se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo alla prossima, bella a tutti ragazzuoli. Mua.